Mentre in Italia si tiene il popolino ben distratto con le schermaglie sulla legge elettorale, avvertita come assolutamente urgente e pressoché irrinunciabile dal Presidente della Repubblica, dal governo, dalla maggioranza, da una parte dell'opposizione, ammesso che di opposizione si possa parlare quando si tratta di Forza Italia, e legge elettorale di cui il paese che muore non sente minimamente la necessità. Lontano dai media si sta invece discutendo il nostro futuro. Proprio in questi giorni, in quello che è definito il quarto round per la definizione dell'accordo di partenariato transatlantico con gli Stati Uniti, in sigla TP. Nel 1977, negli Stati Uniti, nacque un'istituzione chiamata Cato, un think tank dedicato ai principi delle libertà individuali, del governo limitato, del libero mercato e della pace. Fra i finanziatori ufficiali di questa istituzione si trovano realtà come eBay, Facebook, Google, ma anche la Bank of America e le fondazioni di George Soros, che potete definire in molti modi più o meno eleganti. Ma cosa c'entra questo accato con il TTIP, il TIP? Questo accato, il cui nome deriva dalle Cato's Letters, una serie di saggi che furono pubblicati nel Settecento in Inghilterra e che presentavano una visione ultraliberista della società, in realtà ha diverse cose a che vedere proprio con il TTIP. E la risposta è proprio nel sito ufficiale del Cato Institute, con una vera e propria roadmap, il percorso da seguire per giungere alla sigla dell'accordo TTIP. Si comincia con: le parti interessate dovranno responsabilizzare i politici e i negoziatori per il raggiungimento dei loro scopi e il rispetto della programmazione temporale. E fin qui, né caldo né freddo. Si prosegue però con la presentazione ufficiale, con il Cato Institute che parla di una maggiore integrazione economica. L'idea di un accordo transatlantico sul commercio è nell'aria da molti anni e risale addirittura al periodo del piano Marshall. Se non mi sbaglio, qualcosa ho anche messo a tal proposito nel libro Liberarsi dalla dittatura europea. Ma torniamo a noi. Alla domanda che banalmente chiunque si può porre, ovvero perché ora il TTIP? La programmazione per l'accordo indicata dal Cato Institute risponde che in Europa è visto come una sorta di ultima spiaggia. Frustrati dal fallimento della politica monetaria e legati dall'imperativo fiscale dell'austerity, i policy makers, quelli cioè che fanno le politiche, stavano cercando qualcosa, qualunque cosa, sto leggendo testualmente, che potesse ridare tonicità all'economia. Fra le ragioni illustrate per giungere all'accordo del TTIP sono elencate queste. Il mondo, mi piacerebbe sapere chi è questo signor mondo che viene citato appunto nel sito del Cato Institute. Il mondo ha bisogno che gli Stati Uniti e l'Unione Europea riaffermino la leadership economica mondiale in un momento in cui nessun altro paese o gruppo di paesi è disposto o in grado di farlo. Sostanza, nessuno lo voleva fare, tocca a noi, ci tocca. Ancora. C'è una gara per stabilire gli standard di produzione globale e il TTIP, che rappresenta la metà degli scambi, aggiungo io, commerciali e di investimenti, del mondo, offre l'opportunità di stabilire questi standard qui e ora, appunto con il TTIP. Ancora. Stabilendo le discipline sulle questioni in cui altri accordi commerciali sono silenti, questioni come la manipolazione valutaria, le operazioni delle imprese di proprietà statale, le regole di contenuto locale e altri, gli Stati Uniti e l'Unione Europea possono stabilire regole alle quali la Cina e altri dovrebbero sottostare. Cioè, la squadra più forte fa le regole e fa pure da arbitro. Facciamo un passo oltre. Il Consiglio Atlantico è un think tank americano con sede a Washington DC, il cui scopo è promuovere la leadership americana e promuovere accordi internazionali basati sul ruolo centrale della comunità atlantica nell'affrontare le sfide del XXI secolo. Questo Consiglio Atlantico, insieme alla fondazione tedesca Bertelsmann, ha pubblicato nell'aprile del 2013 un ottimo lavoro basato sull'opinione di esperti di commercio sia degli Stati Uniti che dell'Europa, ai quali è stato chiesto di identificare gli argomenti che andrebbero inseriti nel TTIP e di classificarli per ordine di importanza in modo da ottenere il successo dell'accordo. Nello schema, che è presente in questa immagine, si trova che il punto meno rilevante,
sono le norme sul lavoro. Mentre di fondamentale importanza sono la convergenza del processo normativo e di autorizzazione per i diversi settori commerciali, con particolare riguardo agli alimenti, oltre all'abbattimento delle tariffe. La roadmap dell'Istituto Cato suggerisce anche come disinnescare gli oppositori nel paragrafo intitolato, e cito testualmente, Personalizzazione della matrix per i negoziati TTIP. Si legge, gli oppositori cercheranno di mettere in cattiva luce il TTIP. Alcuni si esprimeranno sull'armonizzazione delle norme, indicandole come uno sforzo da parte dell'industria per ingrossare i propri profitti a scapito della salute e della sicurezza pubblica. Le agenzie di regolamentazione incoraggeranno queste campagne perché il loro potere di fare o disfare sarebbe ridotto da una riforma intelligente. I supporter del TTIP, invece, dovranno allora dimostrare come regolamenti superflui non rendano il pubblico più sicuro, ma invece aggiungano costi inutili alla produzione. Costi, spiegano quelli che vogliono disinnescarci, che si ripercuotono sui consumatori e diminuiscono le risorse disponibili per investire in attività economiche e in creazione di posti di lavoro. Capito? Ora sappiamo che cosa ci racconteranno per disinnescarci. E ora sarebbe anche il caso di non abboccare le loro sirene.